formazione di Beppe Sand alla mia sinistra, alla mia destra DJ Red e il sottoscritto Adrix. Questo è un video dove parleremo della moda di oggi, come i ragazzi si vestono. E se il video vi piacerà mettete tanti bei like sotto al video, con like, mi piace. Condividete sui social e partiamo con questo video. Vuoi partire tu? A dire qualche stanza? Sì, da dire ce n'è parecchia. Questi ragazzi hanno un modo tutto loro di conciarsi, non è vestirsi o pettinarsi, più che altro conciarsi. Sì. Tipo la moda dei pantaloni col cavallo alle ginocchia, le mutande sotto le ascelle, ancora non l'ho condivisa. Che poi, tra l'altro, l'affare delle mutande che si vedono è usato soprattutto nelle carceri, che l'avevano anche messo su Facebook. Se tu fai vedere le mutande è perché vuoi essere inculato, così avevano detto. Quindi tu pensa alla moda di questi ragazzi, o sono tutti, sai, così, o perché non sanno cosa vuol dire, vedono, uno si fa vedere il culo, facciamolo tutti. Sì, ma la storia non sanno il significato, cosa li fa. Ma la storia dei pantaloni con l'acqua in casa, sì, l'acqua in casa, si continua, ma che cazzo di senso ha? Io non lo so capire. No, allora la questione è questa, lo stile può essere anche quello, la serietà è diversa, la serietà di una persona è diversa. Se tu ti presenti con i pantaloni cacati, il risvoltino alle caviglie, le maglie quelle che si usano adesso, quelle lunghe fino a quasi al ginocchio e quant'altro. Stile Alvin Superstar. Se tu sei così e sei mio figlio, io come ti ho creato ti distruggo. Che poi la moda, ma è, alla fine secondo me quello che penso sono alla fine tipo i coroni. Tu dove stai avere, secondo me, un tuo stile. Ma in teoria dovrebbe essere così, com'è la storia del taglio dei capelli. Ma lascia perdere. Rasati da un lato, lunghi dall'altra, sì. Colorati, con l'extension. I ragazzi, vedo ragazzi che si fanno addirittura il toupé. Ma che cazzo? Sì. Il toupé, tipo la coda della nonna che si usava. Quello tipo dei moicani. La cipolla, chiamala. Che cazzo. E di qua tutti i capelli. Che quelle minorenne, tu la guardi, gli fai i complimenti, ti danno ancora del porco.
Ma porca miseria, io non dico che non ti devi vestire come quello di fuori, quel porto sono io. Appunto, io non dico che non ti devi vestire come quello, perché mi sembra un paese libero, quelli che tu almeno quella che farti ciulare da mille negri, perché a me non è ne forte. Però, cioè, non mi rompere le scatole o non mi guardare male, se io vedo te che sei comunque una bella ragazza, ti guardo il culo. Cosa vuoi? Tu vai in giro con quei pantaloncini talmente attillati che non fra poco manco si vedono più perché sono talmente attillati. Con l'immunità civile. In questo mentre noi parliamo lui fa il disegnare. E' cambiata proprio la generazione. Ragazzi poi tra l'altro di 15 anni ma già diventano altissimi, già tutti formati, no? Le tipe già formose. Il fattore che è partire come le ragazze che sono adesso si sviluppano molto più velocemente, come anche i maschi, non solo le ragazze. Purtroppo sono Potrebbe essere anche un fattore positivo, però se ti sviluppi più in fretta, non devi diventare troia più in fretta. O se ti sviluppi più in fretta tu maschio, non devi diventare minchione più in fretta. Beh, la cosa è direttamente proporzionale, no? Sì, è giusto. Loro la ragionano così, cresco prima, divento quello di prima. Sì. Comunque, ha senso, no? I primati forse. Ma la cosa che però. La cosa che spaventa di più non è tanto il fatto come ti vesti, come non ti vesti, eccetera, eccetera, è che questi ragazzi di oggi non hanno stimoli, non hanno nulla, non hanno passione. Cioè, certo, ma cominciare anche dalla situazione lavorativa. Ragazzi che finiscono le scuole superiori e non vogliono magari andare all'università e hanno bisogno comunque per vivere di un lavoro, non è che genitori possono darti sempre la paghetta a vita, anche perché ti devi responsabilizzare e iniziare a tirarti sulle maniche e a prenderti quello che vuoi, sì, ma con il sudore. Il fattore è che dicono tanto non c'è lavoro, situazione critica italiana e tutto, ma non si è mai parlato che pure i ragazzi giovani in generale non hanno un cazzo voglia di fare. Ma sì, di lavorare non c'è altro voglia. Quello è sicuro, no? Perché se tu vuoi lavorare, vai al portapalazzo a scaricare le cassette ai mercati, se non trovi, vero, se non trovi proprio niente, a guadagnarti anche 10 euro al giorno, ma vai, così sabato sera te ne puoi uscire, magari sei guadagnato, se hai voglia di fare le cose. È solo che, però, non do la colpa totalmente ai giovani e ai ragazzi, la colpa tanto è di genitori. Anche i genitori che li hanno cresciuti male, li hanno abituati troppo bene. Perché è inutile pensare, io non ho avuto niente, a mio figlio ci voglio dare tutto, no? È sbagliatissimo. No, perché lo dici? Io non ho figli, per carità, però ne vorrò avere. Sicuramente la prima cosa che insegnerò ai miei eventuali figli è tirarsi fuori i risvoltini del pantalone e tirarsi sulle maniche per andare a lavorare. Sì, infatti. Come ha fatto mio padre, sin da piccolo, se vuoi qualcosa te la devi guadagnare. Okay. Te la devi guadagnare, cominciare dalle scuole. Poi. Andavano in giro proprio a picchiare la gente gratuitamente, così. Ah, sì.
sì, solo per il gusto, sì, di farlo, sì, cioè proprio, sì, in 4-5 prendevano uno di mira e sì, ricordo, sì, poi una specie già di bullismo, è uscito fuori dai giornali. Tu prendevi praticamente, la sfida era una specie di sfida, tu facevano qualcosa e loro ti dicevano devi andare a picchiare il primo che passa, adesso loro pigliavano e il primo che passava lo crepavano di mazzate. Questi purtroppo sono io non gli farei niente ai ragazzi che hanno fatto questo, non gli farei niente, io andrei dai genitori, gli imparerei su il culo nel palo più alto, però, perché sono loro, la colpa è dei genitori, perché è la base. Non però è bastato se questo è sempre fatto che comunque anche loro non hanno una... Di loro, ma perché non sono stati inquadrati. Non sono stati inquadrati. Se tu dici al tuo figlio di non fare una determinata cosa, lui può stare là a piangere e a fare che cazzo vuole per tutta la vita. Prima o poi ti stancherà, ma se ti dico di non farla, non la fai fare e basta. Piangi, prima o poi te lo fare. Il comportamento di questa gente qua, di questi giovani qua, è determinato dalla... Perché anche se sono famiglie che si credono, famiglie normali, dove si fa una vita normale, lavora, si sta insieme, eccetera, eccetera. Però manca la base di comportamento da dare ai figli. Quello è una questione grave che secondo me, a parere mio, poi mi posso anche sbagliare, per carità, non è una legge quello che sto dicendo, a parere mio è questo, e la colpa non è tanto del 10% dei ragazzi e 90% dei genitori. Comunque ragazzi, questo è stato un video un po' più serio rispetto a quelli che stiamo facendo, sì. Perché abbiamo voluto questo, anzi tra l'altro è un video che abbiamo voluto fare adesso, quindi su due piedi, ci è venuta un'idea di parlare un po' della gioventù di adesso, e abbiamo detto ma sì, teniamo giù qualche idea così, non abbiamo avuto niente